Benvenuti a Video per Garage e benvenuti a Video per la serie On Track, seconda parte del Gran Premio di Adria in cui porto la telecronaca di gara 2. Ma non mi dilungo troppo nella intro perché c'è una mia cara amica che ha una notizia molto importante, molto interessante per tutti coloro che devono ancora prendere la patente e in particolare per le ragazze. E finché siamo in attesa di gara 2 abbiamo qui la nostra cara vecchia e gradita conoscenza. Giulia, tu sei qui ad Adria perché? Perché siamo qui per il corso della patente di 3 giorni con donne in moto. E voi direte sì, 3 giorni, confermo, se sono 3 giorni effettivi. Sono due, diciamo, sembrano prove libere, visto che siamo nel weekend di gare, chiamiamole 2 giorni di prove libere, quindi nel piazzale qui dietro, assieme a degli insegnanti comunque qualificati, esperti e tutto quanto, si fanno questi percorsi che si ripeteranno poi il giorno dell'esame e appunto il terzo giorno si farà l'esame effettivo, quindi tramite la scuola guida, tutto garantito, tutto secondo le norme varie ed eventuali e ecco, sarà tutto qui insomma. Quindi è molto conveniente a livello di tempo perché alla fine sono 3 giorni al posto di fare le solite guide che comunque tramite la scuola guida ci si mette veramente tanto alla fine. E niente, quindi siamo qui e speriamo di prendere la patente. Auguriamo in bocca al lupo alla Giulia per la sua patente. Io vi lascio il link in descrizione per il corso Donne in Moto e ovviamente il link al canale di Giulia. Giulia ha già 70.000 iscritti. Non lo so, 50.000. Quindi sicuramente se siete iscritti al suo, al mio, siete iscritti anche al suo. Nel caso non foste, like, campanellina e mi piace ai suoi video. E anche. Grazie. Ah già che siete sul mio, scorrete un attimo su, non vi costa niente. Dai, subito in cabina di commento per gara 2. Ciao ciao, grazie. E allora ci siamo pronti per gara 2 del Gran Premio di Adria. La griglia di partenza è identica a quella di gara 1, ma vi ripropongo la grafica perché ci ho messo 3 ore a farla, quindi è venuta anche bene, quindi ve la ribeccate. Non ho notizie di piloti assenti per infortuni o rotture, cose varie, quindi la griglia dovrebbe essere completa. Parto di nuovo dalla posizione numero 15 e vediamo come andrà a finire gara 2. In fondo allo schieramento lo sbandieratore dà l'ok, si sposta dalla griglia. Lì davanti il sbandieratore con la bandiera rossa esce dallo schieramento. Salgono i giri motori, motore partito. Siamo partiti bene. Lì sulla sinistra abbiamo visto ancora Daniele avere un ottimo spunto e ci infiliamo in curva 1 con un sorpasso all'esterno da parte di Ivan sulla PBS rivale GP. Affrontiamo ora curva 2, piccola incertezza da parte mia. Usciamo bene e riusciamo a sopravanzarlo in ingresso di curva 3-4, la S veloce di Adria. Per gara 2 abbiamo anche la camera posteriore. Ci infiliamo al tornantino e qui davanti, sulla moto verde, vediamo Damian Cleti, che ricordate la presentazione, in realtà aveva una GRC GP 12, la 12 pollici, in gara 2 e anche in gara 1 in realtà ha utilizzato una GP 10 a 10 pollici con un motore da 14 cavalli che gli è stata prestata dal buon Jack, che saluto. E gli è stata prestata appunto la moto perché ha avuto un problema, una rottura del motore, e appunto per riuscire a fare le gare ha riuscito a trovare questo espediente. Però chiaramente sta guidando una moto che è con meno cavalli di quella della categoria. E nonostante questo vediamo come sul dritto non riesca a superarla. Qui volendo si potrebbe aprire una parete sul fatto che i motori possono avere anche un picco. Ci provo l'ingresso intanto qua di curva 2, sono distanti in percorrenza, ma in uscita mi fa passare o comunque lo supero con abbastanza facilità. Curva 3-4 che mi riesce abbastanza bene, riesco a recuperare qualcosina e arrivo al tornantino senza grossi problemi. Dicevo che si potrebbe aprire una parete sul fatto che i motori possono avere anche un picco più elevato. Ma dopo è importante anche la curva di coppia. Se la coppia, la potenza, diciamo, muore subito dopo il picco, il motore non riuscirà a esprimersi agli alti giri. Invece magari un motore che ha un picco più basso, ma una curva di coppia più costante, quando sale di giri mantiene, diciamo, la spinta e riesce a spingere bene anche agli alti. Cosa che probabilmente il mio motore non riesce a fare, perché ricorderete dalla curva che avevo postato nella bancata che avevo fatto ai Satellaghi, moriva velocemente dopo il picco. Ci filiamo sul rettilineo nel secondo giro e vediamo che invece Ivan riesce a superare abbastanza facilmente Damian in fondo al rettilineo. Da quel che so la PBS rivale GP monta un 190, uno ZS 190 a due valvole,
da circa 16 cavalli, ma probabilmente è preparato meglio o ha una rapportatura migliore di quella che sto usando io. Arriviamo al tornantino, posizioni invariate, invece vediamo davanti come il distacco dai piloti che mi precedono sia già importante. L'avevamo visto anche nelle qualifiche, nelle prove libere, che sono uno step indietro rispetto a coloro che sono lì davanti. Dovrò migliorare sia nella guida che anche nella moto per riuscire a recuperare questo gap che al momento ho. Nel frattempo Ivan sempre qui che mi tallona, però un po' largo in questo frangente. Prenderà un po' di tempo che mi permetterà di arrivare sul rettilineo con ampio margine. Sembra che mi abbia recuperato qualcosa in ingresso di curva 1 e anche in ingresso di curva 2. Si avvicina notevolmente, arriva quasi all'attacco, ma non c'è spazio qua. Vediamo come riapre la manetta del gas, prova in ingresso in curva 3-4. Curva 3 la fa forse un po' larga, sul cambio di direzione riesco a avvantaggiarmi e recuperare un po' di margine, mi permette di arrivare ancora una volta al tornantino senza grossi problemi. Qui nel guidato invece vediamo che il divario rimane pressoché invariato, ma in ingresso di curva Ivan è molto capace, riesce a recuperarmi molto e si fa sotto. Prova l'ingresso forse un po' largo qua in questa curva, perde qualcosina. Invece davanti qua abbiamo Ezio Galeasso, che è stranamente in posizione un po' arretrata e infatti si va a ritirare, probabilmente sarà a causa di una caduta che gli permetterà di concludere la gara. Attenzione qua, Ivan dietro si insinua, è molto vicino, prova a sporgersi, uscire dalla scia sul rettilineo, ma lo chiudo sull'esterno. Manovra un poco bella da fare, ma non l'avevo visto, ero concentrato sul davanti, ha provato uno spazio dove non c'era. Ancora una volta molto vicino in curva 2. Curva 3, 4, la S veloce a mio vantaggio, non sfrutta benissimo la pista, Ivan sta un po' di margine. Arriva al tornantino, non c'è spazio per attaccare da parte sua. Mantengo la posizione e prosegue la corsa. Sto facendo un po' il proto in fuga in questa occasione, con Ivan che mi bracca da dietro. Ivan che sulla tuta ha la scritta Tex, probabilmente il suo soprannome, ma per me in questo frangente è Ivan il Terribile. Non mi sta lasciando in pace neanche per una curva. È sempre qui che mi tallona. Siamo già al quinto giro, verso la fine del quinto giro. Ci lanciamo sul rettilineo, vediamo un po' come si esprimono i motori sul lungo rettilineo di Adria. Riesce a recuperarmi qualcosa, ma non trovo lo spazio. Si fa vedere all'interno l'ingresso di curva 2, ma gli chiudo bene la porta e non riesce a sopravanzarmi. Molto vicino qua, forse gli faccio un po' da tappo in questo frangente. Curva 3, forse era decisamente vantaggio mio, forse ho sbagliato una marcia, abbiamo visto che guardavo in basso. Riesco a recuperare qualcosa, ad arrivare in tranquillità ancora una volta al tornantino. Nel corso del sesto giro mantengo la posizione, Ivan sempre qui a inseguire. Nel frattempo torniamo sulla visuale da davanti, vediamo che il divario si è ancora aumentato con i piloti, non riuscirò certamente a recuperare qui davanti. E ci lanciamo nel settimo giro. Nel frattempo vedete come vado a disegnare una S molto lunga sul rettilineo, questo per cercare di sfruttare un po' le spalle, il raggio un po' più corto delle gomme per facilitare il motore e per far prendere i giri più facilmente. Ancora curva 2, Ivan s'avvantaggia, si avvicina un sacco, prova l'uscita sull'esterno, cosa che probabilmente non gli avvantaggia l'ingresso di curva 3-4. Ancora vantaggio mio, si ripete un po' il copione, abbiamo già visto nei giri precedenti. Arrivo di nuovo al tornantino senza grossi problemi, senza attacchi da parte di Ivan il Terribile. Anzi, se guardiamo la camera posteriore mi sa che ho preso un po' di vantaggio, vado un po' largo qua, ma nessun problema, tutto tranquillo. Ancora Ivan aveva un po' da recuperare. E siamo nel corso del nono giro, Ivan è riuscito a recuperare di molto lo svantaggio che aveva. Probabilmente ha un passo, anzi sicuramente ha un passo migliore del mio, se riesce a ritornarmi sotto con questa facilità. Però superarmi è tutto un altro discorso. Di certo non lo lascerò passare, cercherò di chiudere le porte più che posso.
Inizia ora il decimo giro, siamo a 2 giri dal termine. Ivan, il terribile, è sempre lì che mi tallona. Si affaccia all'ingresso di curva 2, una curva che evidentemente interpreta meglio perché mi si avvicina veramente tanto, prova l'uscita verso l'esterno, ma gli fa perdere qualcosina all'ingresso della S veloce, curva 3-4. A vantaggio mio che riesco a recuperare qualcosa, arriva al Torrentino con ampio margine. E prosegue il penultimo giro. Intanto vediamo che davanti c'è il vuoto. E ci lanciamo ora sul rettilineo dell'ultimo giro. Un giro al termine. Ivan è sempre lì che mi tallona. Si affaccia, si avvicina moltissimo, venga sicuro una prova d'attacco esterno. Un punto impossibile, si rifà vedere all'interno di curva 2. Siamo sempre lì, attaccato. Sta cercando uno spazio per entrare. S veloce, curva 3-4. La sbaglia un po', forse riesco a recuperare ancora. Confine che si ripete. Arrivo al tornantino. Mantengo la posizione. Prosegue il giro, l'ultimo giro. Curva a destra di percorrenza. Il vantaggio rimane pressoché invariato. Arriviamo ora su questa curva a destra e cominciamo a sentire la stanchezza della doppia gara, del caldo della giornata. Ma Ivan è lì, non molla un colpo. 3 curve al termine. Si avvicina Ivan. È lì, prova uno spiraglio. Lo sento vicino, il suo motore che spinge dietro le orecchie. Ultima curva. Arrivo sul trino, mi volto a vedere dov'è. È qui, sorpasso. Sì, chiudo davanti. Ma ho fatto una brutta manovra. L'ho chiuso sul rettilineo, cosa che non si fa. E infatti me ne rendo conto e gli vado a chiedere scusa immediatamente. Quando sentite motore basso, gli chiedo scusa. Dicevo, motore a giri bassi del bambino che sa che ha fatto un po' una marachella. Non è stata una manovra molto bella, bisogna puntare un po' alla sicurezza di tutti. Invece mi si è chiusa la vena. Ho cercato di proteggere la posizione. E infatti il giudice di gara, il direttore, mi ferma per dirmi: in rettilineo, perché per noi è penalità, eh. È jolly che lo sei giocato, perché così si rischia di farti male come è successo qui con gli altri. La verità, sarà molto più di paura mia. Non ho paura che sono affittate. Mi sono pronto che devo fare dopo, però. E infatti, come ho detto, è stata un po' una reazione un po' di sorpresa trovare il pilota là vicino. Mi sono un po' indirizzito, ho spinto sul manubrio, l'ho un po' chiuso fuori, cosa che non si fa. Finita anche gara 2 con finale al photo finish e purtroppo ho fatto una manovra di cui non sono molto contento. Avrete visto forse dalle immagini che mi sono spostato verso sinistra, ma è stato un atto di una reazione di paura perché non mi aspettavo di averlo così vicino e avevo sollevato il peso dal braccio sinistro per voltarmi indietro e quando l'ho visto mi sono un po' indirizzito e ho fatto peso sul semimanubrio interno, quindi mi sono spostato verso sinistra. Non lo volevo fare e ho preso un po' uno spavento. I giudici hanno fatto bene a riproverarmi perché è una manovra che non va fatta. Spero, se dovesse esserci una penalità, l'accetterei volentieri perché è giusto così. Comunque dai, mi sono divertito, sono riuscito a tenermi dietro un po', penso di aver recuperato qualche posizione e adesso vediamo la classifica ufficiale cosa dice e andiamo subito a intervistare invece quelli più bravi di me. Com'è andata? Niente, mi sono divertito, però faceva tanto più caldo di gara 1 e infatti il signor Campi mi ha dato del filo da torcere e niente, ringrazio tutti. Niente, gara 2 è andata bene, abbastanza. L'unica pecca, la moto funzionava benissimo ma mi si è rotto la leva del cambio al primo giro. Ho fatto tutta la gara con la frizione, la terza a selezionare come gara 1. Il cambio mi ha fatto un po' dannare, però mi sono divertito lo stesso. Ciao, io sono Dimitri, vengo da Genova e abbiamo fatto 2 belle gare, devo dire la verità. La prima è andata un po' maluccio perché sono caduto, che ero secondo per poco perché ho sorpassato Tango all'ultimo. E seconda mancia è andata bene perché sono stato finché potevo attaccato a lui che lo conosco da quando era alto, così correvamo insieme sulle minimoto. Era lui che veniva dietro di me, ora sono io che vado dietro di lui. Bravi tutti!
Allora ragazzi, buone notizie, non mi hanno squalificato, mi hanno dato penalità, quindi gara 2 l'ho conclusa al 12° posto con un best di 1.1980 e rotti. Quindi sono sceso sotto il muro dell'1.02, prima volta per me qui ad Adria. La classifica combinata mi ha fatto arrivare quindi in 14° posizione di giornata, cosa che è un po' diversa dal CNV che premiavano in maniera singola le due gare, qui invece fanno una combinata con i punteggi delle due manche e premiano chi ha più punti a fine giornata appunto. Dai, oggi mi sono divertito, la moto non va malissimo, ha qualcosa da mettere a posto, se avesse le forcelle regolabili sarebbe meglio, fosse un po' più alta dietro sarebbe meglio, tutte cose su cui magari ci verrò nelle prossime settimane. Volevo ringraziare l'organizzazione, il Mulli Racing Team per la magnifica giornata che ha regalato a tutti quanti. E io vi ringrazio per aver guardato questo video, se vi è piaciuto mettete un bel mi piace e ricordatevi di iscrivervi al canale per i prossimi video per garage. Ciao!